serie bwin, tutti i colori della passione. Si legge Serie bwin, ma è un vero e proprio antipasto di Serie A. All'Olimpico, per il posticipo della 30ª giornata, Torino e Verona si giocano una fetta di promozione. Nel Toro Ventura sceglie il 4-2-4 con Stevanovic e Odu Amadi al fianco di Bianchi e Antenucci. 4-3-1-2 per Mandorlini, Cellepiglie dietro a Ferrari e Gomez. In difesa la novità è Mareco vicino a Maietta. Dirige l'incontro il signor Pinzani della sezione di Empoli. Pubblico delle grandi occasioni, 21.000 spettatori per questo grande posticipo della Serie bwin. 24esimo minuto, la costruzione del Verona, Taxidis per Gomez e passa subito il Verona alla prima occasione. Juanito Gomez porta in vantaggio i suoi, è la sesta rete in questo campionato per l'attaccante del Verona. Rivediamo l'azione, mezzo gol di Taxidis, grande colpo di tacco, la reazione del Toro. Due minuti dopo il colpo di testa di Rolando Bianchi, il pallone che finisce fuori. Che spettacolo all'Olimpico di Torino per due squadre che sognano la promozione in Serie A. Attenzione il sinistro di Taxidis, pallone fuori di un niente, chiede il corner ma per Pinzani è rimessa dal fondo. Dalla distanza le piglie il bolide, il miracolo di Benussi, salva i suoi il portiere del Toro. Che miracolo da parte del portiere Granata. Verona che non molla anche sull'1-0, continua ad attaccare la squadra di Mandorlini. Attenzione, Benussi sbaglia l'uscita, Ferrari, il 2-0 del Verona, il gol di Ferrari gela l'Olimpico di Torino. Letale la manovra offensiva della squadra scaligera, questa è la festa dei giocatori veronesi. Qui rivediamo l'errore in uscita di Benussi che sbaglia completamente i tempi dell'uscita per Ferrari. È un gioco da ragazzi battere il portiere del Toro. Si va nella ripresa, ancora Verona, Lepillé in area di rigore, trova la testa di Juanito Gomez, incredibile all'Olimpico di Torino, il 3-0 del Verona. Il gol di Juanito Gomez, la festa dei tifosi veronesi, 1100 questa sera nell'impianto torinese per festeggiare questo grande successo. Il Toro è alle corde. Ancora Verona, la costruzione sulla parte destra, Kanji, il palo esterno da parte del neo entrato. Torino che non sembra reagire. Attenzione Maietta, avanzata del difensore Maietta, c'è Benussi fuori dai pali, Maietta, che gol incredibile ha segnato il Verona e il poker è servito all'Olimpico di Torino da parte del giocatore cresciuto nel vivaio della Juventus. Un gol dal sapore del derby per Maietta. Rivediamo, va via la difesa del Toro, poi pallonetto in uscita su Benussi, 4-0 Verona. Siamo nel finale, il Toro che vuole almeno il gol della bandiera, sgrigna il sinistro e trova il gol del 4-1 il Toro, ma ormai è troppo tardi per tentare una reazione. Toro che non è stato mai in partita, almeno riesce a trovare questo gol nella finale che salva lievemente questo grave KO. Il Verona che spugna 4-1 l'Olimpico di Torino e sale a meno 2 da Granata. Finale da Torino, Verona 4, Torino 1.